Buongiorno ragazze, nuovo video haul, video speech spero. Questo è un video degli ultimi saldi che ho trovato purtroppo perché io sono andata all'ultimo minuto prima di partire per le ferie, pensando di trovare chissà cosa, ma mi sono resa conto all'ultimo minuto che era agosto e i saldi erano finiti. Brava Marina, un applauso per me. Comunque, sono un po' nuda stamattina, scusate, ma qui c'è caldo, ho appena acceso il condizionatore. Mi sono messa un toppettino per fare il video, giusto per, e un po' di rossetto che mi fa pure schifo. Giusto per. Comunque, cominciamo subito. Sono stata da Primark. Primark pensavo di trovare. No, ho trovato un cazzo. Ho preso solamente degli accessori e delle cose inutili. Non proprio inutilissime, ma vi faccio vedere. L'unica cosa bella che ho preso da Primark è stata la fascetta per i capelli. Che, boh, sicuramente sembrerò Indiana Jones, cioè, non lo so. Questa sarebbe la fascetta. L'avrei presa per. Non so neanche se parlarvi così, sembro neanche mongola. Ah, l'ho presa per la Croazia, da mettere in spiaggia, giusto? Ma non da mettere così in spiaggia, da tirarmi su proprio i capelli, cioè nel senso farla tipo cerchietto, perché a parte che si suda un sacco, ma per la sua figaggine anche così non è male. E 3 euro. Poi cosa ho preso? Ho preso degli spazzolini semplicissimi a 1 euro. Ho già provato quelli morbidi piccolini con l'hashtag, non so se li avete presenti. Io mi ero trovata bene perché sono con le setole morbide. Il dentista mi aveva detto usa setole morbide. L'unica cosa si sa, sono spazzolini di Primark, non hanno marca, non hanno niente, ma mi era durato un bel po'. Quindi ogni 3 mesi ti dicono di cambiarlo. Io lo cambio sempre prima lo spazzolino, non lo uso mai 3 mesi, lo cambio anche dopo 2 mesi. E ho voluto provare questo modello qua, vediamo com'è, perché sto usando spazzolini troppo, troppo duri. E non va bene. Poi cosa ho voluto prendere? Ho preso il dentifricio al carbone attivo, 2 euro. E insieme allo spazzolino, anzi uno l'ho già usato, questo è di Stefano, del mio ragazzo, e l'ho usato ieri sera e bianchi. Allora, io ce li avevo abbastanza gialletti perché comunque bisognerebbe fare la pulizia dei denti, io dovrei andare dal dentista a fare sta cavolo di pulizia, ma devo andare, lo so. Allora, nel prevenire un attimo, cioè nel curare prima di andare dal dentista, magari è una cagata, una volta alla settimana, una volta al mese forse sarebbe meglio, non bisogna usare troppo gli sbiancanti. Questo va a tirare via le macchie, va a tirare via lo schifetto dei denti, diciamo. Voglio che mi diciate qua sotto chi l'ha provato, quante volte lo usate e come vi trovate. È buono perché è buono. Io non sono stata lì troppo a premere con lo spazzolino perché questo è stramorbido, quindi una passatina proprio veloce, qualche minuto, risciacquare e via. È buono, lascia veramente un buon gusto in bocca anche, quindi io come prima recensione ve lo consiglio perché l'ho provato proprio ieri sera e ho visto la differenza tra prima e dopo. Non aspettatevi i denti super bianchi, sparaflescianti, ma toglie veramente. Cosa dite? Togliamo la fascia? Sì, che è meglio, va? Ecco. Poi cosa ho fatto? Sono stata da. Non so da dove iniziare. Sono stata da Bershka. Da Bershka. Cosa ho preso di estivissimo, ovviamente. Adesso non vi posso far vedere tutto indossato, però questa magari ve la posso far vedere. È una giacchetta. Sotto c'ho pure il pigiama. Bene, perfetto. È una giacchetta che se c'era l'XS era meglio, ma vabbè, S. Quindi ha le maniche così, adesso scusate sotto i pantaloncini corti, qui avrebbe dei bottoni, quindi sarebbe da chiudere, adesso è da stirare perché l'ho lavata e l'ho appena presa da. Queste non sono mutande, sono pantaloni, ve lo dico subito. L'ho presa dallo stendino ora, comunque questa è niente da mettere come giacchettina un po' così, no? Mi piace perché intanto è leopardata, ma il leopardato piace, e poi perché ha questo color. Un po' sull'aranciato così. Che fatalità! Questa l'ho pagata 10 euro. Fatalità, sono stata da Tally Vail. Tally Vail in vetrina, ma non perché
l'abbia fatto apposta. Ho visto questo vestito e niente, ho detto lo voglio provare perché se è bello me lo porto in ferie. E quindi l'ho preso perché mi è piaciuto. Ed è questo e ha lo stesso arancio della giacca, ma ne sono accorta a casa. Ho detto wow, Marina, sei fantastica. Io dico così, ma lo dico per ridere, scherzare, non pensate che stia qui tanto a fare la cretina. Sì, la cretina in modo diverso, però. È nel mio essere. Comunque, questo, diciamo, vestitino a tubino che è abbastanza elasticizzato, sì, abbastanza è elasticizzato, bisogna trovare solamente, la mutandina, diciamo, da mettere sotto che non si vede perché vi prende tutti i segni, tutti i fianchi, tutti i rotoli della Madonna. Però ho detto scusate, lo voglio prendere, è lo stesso, quindi la sera devo stare in piedi, camminare e va bene così, dai. Quindi ha questa fascetta qua sopra così e in fondo ha l'incrocio, diciamo così. Il colore non è quello che vedete in fotocamera perché se la signorina pensa di farmi ancora grigia come l'altra volta. Comunque questo ho pagato solamente 7 euro. 8, forse 7 più che 8, forse 7. Quindi siete ancora in tempo e lo trovate in vetrina, andate a prenderlo. La commessa mi ha fatto i complimenti perché mi ha detto: avessi tutti i clienti come te? Mi fa: ah, hai già trovato? Gli ho detto: sì, l'ho visto in vetrina, l'ho comprato, l'ho provato, l'ho comprato. Punto. Ah, fa wow! Già, wow, avevo molta fretta, erano in chiusura, quindi figuriamoci se sto lì tanto a perdermi via. Comunque è carinissimo e si abbina perfettamente alla giacchetta. Poi, ultimi tre capi, poi mi muovo perché sto facendo troppo il video lungo e non va bene. Sono stata da H&M, pensavo di non trovare niente da H&M, invece non è vero, ho trovato tre cosine. Ma sono sicura di aver preso qualcos'altro, ma non mi viene in mente cosa cacchio ho comprato. Ma penso di avervi fatto vedere tutto. È tutto da stirare, tutto lavato, pulito. Ho preso questa tutina insignificante che voi direte, ma che cazzo ti sei comprata? Tipo da spiaggia, no? Questo arancione che da lì non è quell'arancione, che qua è più bello, lì vi fa vedere i colori stupidissimi. Comunque, vabbè, le classiche tutine così da spiaggia da tirar su, che però io, sinceramente, oltre che la spiaggia, mi piacerebbe indossarla al di fuori della spiaggia, perché con l'abbronzatura questo arancione per me è fantastico, messo con un tacco, uno stivaletto nero, una cintura nera da un attimo smorzare, diciamo, lo stile spiaggia ciabattine. Ma da metterlo anche magari o durante il giorno o durante una serata, così che non si ha voglia di mettersi chissà cosa, per me ci sta bene. Quindi questo viene in ferie con me e adesso stirato e va in valigia diretto insieme a tutto il resto. E questo l'ho pagato 5 euro. Via. Poi mi sono buttata avanti per l'inverno perché cavolo, come si faceva a resistere al prezzo di queste due magliette, lupetti, Dolce Vita, mettetele come volete. 3 euro all'uno della Divided, quindi sapete che non tutti gli H&M hanno la Divided. Questo ce l'aveva. Sono stata, ah, se vi interessa, per sempre le ragazze del posto che mi seguono, alla Digeo a Verona, semplicemente. Comunque, questo è il Dolce Vita. Ho preso la taglia più piccola, l'XS, perché non lo voglio troppo largo. È già largo questo, di maniche sta bello aderente e mi piace. Qui vi lascia, cioè è bello larghetto, quindi da mettere anche con un pantalone a vita alta, è perfetto. Per 3 euro questo color militare che da lì sembra un color pisellino, no, è militare. E l'ho preso pure questo, ecco appunto, da lì sembra proprio osceno. L'ho preso anche questo color senape, un pochino acceso, che a me piace un sacco perché in inverno per me. A me piace questo colore su di me, quindi io lo prendo perché mi piaccio con questo colore, altrimenti l'avrei messo giù. Mia sorella ovviamente l'ha scartato subito. Adesso da lì è troppo chiaro, comunque non è così chiaro, è più scuro. E l'ho preso pure così, quindi basta. Questo è stato il mio triste shopping, però comunque volevo farvi vedere, giusto per fare un video, giusto per mandarlo online, perché non so adesso quando girerò un altro video e come lo girerò. Comunque io vi saluto, io spero vi sia piaciuto, vi ringrazio per i commenti degli altri video, mi fa sempre piacere e nulla, non ho altro da dire, penso. Quindi io vi saluto, vi mando un bacione grande, 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 grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!